Accomodatevi, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivati. Accomodatevi. Grazie. Occupate pure le seggiole avanti prima di tirarle fuori. Ecco qua, buongiorno. Qualche minuto di ritardo legato a varie preparazioni tecnologico, eccetera, eccetera. Benvenuti a tutti voi che siete qua in presenza fisica, benvenuti a voi che siete lì dentro la solita e beniamata scatoletta magica. Oggi è il 29 gennaio 2023 e siamo al culto domenicale, l'incontro domenicale della Chiesa della Promessa a Genova. Benvenuti, benvenuti a voi che venite da vicino, a voi che venite da lontano. Un benvenuto particolare oggi non perché tutti voi non ci importiate, ci importate come. Okay? Però devo dire che oggi, dal punto di vista storico-geografico, non possiamo non prendere nota del fatto che la famiglia Tyshenko è tornata dalle lande fredde di Russia e Ucraina. Non solo. Ma il secondo applauso andrà sicuramente e di diritto al fatto che hanno tolto il tubetto da dentro la gola di Silvio, ci hanno guardato dentro e hanno notato che l'esofago di Silvio va molto molto bene. E mangia bene, fa tutte queste belle cose e ovviamente ci si augura che duri. Non si sa esattamente se, quando e come durerà, questo è nelle cose della vita. Ma ovviamente ci auguriamo che, come è andato molto bene finora, continui ad andare bene. È normale che a volte le cicatrici, l'esofago contragga un po'. Vabbè, però vedremo come succederà e lo vivremo insieme ai nostri carissimi Tony, Albina, Stefan e Simeon. Detto questo, era un po' un annuncio un po' fuori tempo, ma ci voleva. Vorremmo accompagnarvi in alcuni minuti, mezz'ora, non lo so, di lode al nostro Signore. Quelli che toccheranno a predicare, vedete, sarà una predica un po' sui generis, perché effettivamente ho messo molto poca farina nel mio sacco, ma ne ho usata molta del sacco degli altri di queste ultime domeniche, che ho trovato estremamente interessanti. E stranamente, se mi passate la parola un po' così in modo brutale, stranamente coincidente, ho trovato quindi punti in comune meravigliosi. Grazie di essere qua, benvenuti, lodate tutti insieme il Signore. Amen. Buongiorno Chiesa, come sempre stamattina siamo qui per adorare il Signore insieme con inni, scritture e preghiere. Cominciamo stamattina con un inno numero 162, alzo le mani al Re dei Rei. Alziamoci e cantiamo insieme al Signore. Thank you.
Yeah.
camminata in cui che ogni di noi ha un giorno in più della nostra vita, ma un giorno che in più per dirti Signore grazie. Io stavo leggendo proprio il Salmo 103, è un invito a lodare Dio per tutti i suoi grazie. Benedice ad un maniera eterno e tutto quel che è in me benedica il suo santo nome. Benedice ad un maniera eterno e non dimenticare alcuni dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia di bene la tua bocca e ti ringiovanisce come l'acqua. L'Eterno fa giustizia e difende tutti quelli che sono oppressi. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lenta l'ira, di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serve l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci restituisce secondo le nostre iniquità. Poiché quando sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli allontanerà da noi le nostre colpe, come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo spolvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore di campo. Se il vento gli passa sopra, egli non è più, e il suo luogo non lo riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura l'eternità in eternità. Perché per quelli che lo temono, e la giustizia per i suoi figli, dei figli. Per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo re domina su tutto. Benedito Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, fate ciò che Egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Benedito Eterno, voi tutti eserciti, suoi ministri di sua volontà. Benedito Eterno, voi tutte le sue opere in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici Eterno. Amen. Gloria al Padre per la tua benedizione. Gloria a te, Signore, oggi e per sempre. Nel nome di Gesù, benedico Eterno. Amen. Amen. Il Signore dice: ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto. Farò scorrere dei fiumi nella steppa. Anche per noi, cari, fa una nuova cosa. E come risposta a Dio, cantiamo inno 21, Cammino verso di te. Cammino verso di te nel luogo santissimo, cammino pensando che io ti vedrò e sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio.
voglio di vivere nella tua maestà, e vedo davanti a me un fiume che scorre. Porta vita e libertà, e un'acqua limpida mai si fermerà. Riempie il mio cuore e la mia anima, e come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te. Ti adorerò, Signore, perché il tuo fiume. Che mi sono formato proclamerà le mie lodi come il popolo di Dio, il nostro Signore, il nostro Santo, il nostro Creatore, il nostro Re, come il popolo di Dio. Il nostro compito è ascoltare Dio. Il Signore ci parla, noi ascoltiamo e obbediamo. E il mondo vede le opere di Dio. Cantiamo inno 286. Parla, o Dio.
tua. Parla, oh Dio, ubbidirti noi, imparar vogliamo nell'umiltà. Prova tu ogni mio pensier nella luce che spura splendente. Accresci tu la fe, lascia che vediamo la tua autorità, il tuo maestoso amor. Vere son le parole tue e potenti su l'incredulità. Parla, oh Dio, e rinnovaci per comprendere i disegni tuoi. Verità che non cambierà e risuonerà per l'eternità. Dicevo prima, il messaggio di oggi non è tanto mio, infatti vedrete sulle note che adesso appaiono, di solito cerco di dare sempre un titolo, il titolo non l'ho trovato, per cui ho lasciato lo spazio vuoto per confessare che l'ho cercato ma non l'ho trovato, ok? Vedete, lassù c'è lo spazio del titolo, l'ho lasciato lì per sincerità, ho detto io ci ho provato ma non mi è venuto, ok? Ho veramente notato in queste domeniche come quello che è stato detto sia dal pulpito che fuori dal pulpito, che negli interventi del gruppo Lode, in alcuni di quelli che sono seduti qua in sala, alcuni evidentemente erano venuti con un loro pensiero e sono venuti già da casa con quel pensiero, l'hanno diciamo portato. Alcuni altri si sentiva che erano nel flusso di quello di cui si stava parlando. È stato veramente interessante e stamattina volevo appunto parlarvi di quello. Sara a un certo punto, in un momento della Lode di un paio di domeniche fa, o domenica scorsa, ha citato questa serie di versetti, prima Corinzi 13, 4-10. Vorrei citarvi chi l'ha detto, non tanto perché diciamo ci importi, tanto anche per ricordarci il momento. E comunque è bello anche vedere che diversi di noi si fanno guidare e portano quello con lo spirito da loro. Ecco, è bello, è interessante, è importante. L'amore è paziente, ha letto Sara. Tra l'altro questo era il versetto che era anche al loro matrimonio, era tutto sparso sulle seggiole del matrimonio di Sara e Riccardo. L'amore paziente è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, ma giuisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, ci sono dei gioielli, ve le cito solo, non si può dire sempre tutto di tutto, anche perché non sarei capace, ma ve lo cito. Le profezie verranno abolite, questa qui è una signorata, è veramente di un'eleganza radicale.
tra le tante cose che vuol dire, è che a un certo punto non ci sarà più il futuro. A un certo punto non c'è più il futuro. E quando il tempo sarà finito e saremo tutti con Dio, non ci sarà più futuro. Non ci saranno più le profezie da dire su dopo. Dopo non c'è più dopo. Dopo è sempre con Dio. Ok? Tra le tante cose che vuol dire, le profezie verranno abolite. Leggere la parola di Dio per quello che c'è scritto e non per quello che penso che dica è esaltante. Le lingue cesseranno, peccato che mi piacciono, a un certo punto cesseranno anche quelle. La conoscenza verrà abolita, non servirà più a niente, perché comunque conosciamo solo in parte, ricordatevi, ci dice, state tranquilli, per quanto ne sapete, tanto ne ignorate, in parte predizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, cioè quel giorno là, quello che solo in parte sarà abolito, verrà abolito tutto, tranne, ok, l'amore che non è l'amare, non è quello lì, è l'amore, quello di cui parla la Bibbia, che include anche l'amare, ma non è solo quello, ok? Eccolo qua. Paziente, l'amore è paziente. Paziente, chi di voi lavora nella sanità ha un'idea ben precisa. Paziente è una paziente, no? È uno che non può che stare lì e aspettare che le cose si sistemino. Ok, paziente ha a che vedere con patire, con il verbo patire, cioè patire vuol dire diciamo trasportare, vuol dire anche soffrire, ma ok, a tanti significati, pensate al patio di casa vostra, ok, ma da quella parte là patire e paziente, il pathos, grazie, e paziente è uno che patisce e intanto è pazienta, aspetta. Per cui l'amore è un amore che aspetta, è paziente, è capace di stare seduto lì, aspettare. Cosa sta facendo? Niente. È paziente, aspetta. Aspetta che le cose si sistemino, che chi deve fare le sue cose le faccia. L'amore è così. È anche è un atteggiamento che resiste a non dare delle date di scadenza. È paziente, aspetta, patisce. L'amore è benevolo, questo è un altro concetto meraviglioso. Diciamo, essere pazienti è facile da misurare, o lo sei o non lo sei, se non lo sei lo sai, se dopo due minuti che sei lì friggi e... Sì, ma qui... E allora non sei paziente, ok? Benevolo è uguale. Vuoi bene o no? Vuoi il bene oppure no? Se quello che dici, se il modo in cui lo dici, il modo in cui lo pensi, il modo in cui lo vivi, che com'è davvero, solo tu, solo io lo possiamo sapere davvero, ok? Davvero, desidero il meno, desidero anche darti un po' una lezione, desidero anche un po' sistemarti, desidero ecco, l'amore, quello vero, con la maiuscola, quello che non finirà mai, quello che ci sarà anche nel momento in cui non ci sarà più il futuro, è l'amore che vuole bene, che vuole il bene, desidero il bene. Ci sarebbero molte cose da dire e diverse battute da fare. Lo faccio per il tuo bene, è quello che mio papà e anche mia mamma alle volte mi dicevano. Non ero convinto che fosse così all'epoca, forse all'epoca non era neanche sempre, non lo so, adesso è difficile da dire. Lo faccio per il tuo bene e poi giù bastonate. Può anche darsi che sia vero, può anche darsi che sia vero, ma può anche darsi che non sia vero. Non invidia è semplice, ok? Non invidia vuol dire che se tu sei più bello, più intelligente, vestito meglio, puoi fare delle cose che io non posso fare, solo arrivato fin qui, solo quei primi tre, beh, mi fa piacere per te, ma mi fa piacere davvero, non quella frase, mi fa piacere per te, che vuol dire spero che cadi in un buco e non ci esci più, ok? Vuol dire che mi fa davvero piacere per te. Vuol anche dire che magari vorrei farlo anch'io, finora non c'è niente di male, ok? Ma il fatto che lo voglia fare io non implica il fatto che vorrei toglierlo a te, e questo è invidia, e non è da quelle parti che si dirige l'amore di cui parla la Bibbia. Non si vanta, questo non lo so neanche a dire, ok? Non si vanta,
non si gonfia, finezze, c'è una certa differenza tra vantarsi e gonfiarsi. Vantarsi vuol dire esprimerlo, sia dentro di me che fuori di me, ok? Ammazza, oh, come sono bravo, porca miseria, ok? Gonfiare è l'effetto che spesso fa vantarsi, no? Divento più alto, più grosso, più imponente, sono tutto io, non è quello. Per fare l'amore, è chiaro che come succede a chi predica, il primo a cui predico sono io, no? E ogni volta che leggi queste cose dici, vabbè, vado a casa. È il percorso che fa chi predica, che resiste continuamente alla tentazione di dire, lascio perdere, vado a casa. No, stai qua, lo dici, conscio che misuri, stai misurando te stesso, conscio che stai giudicando te stesso, e pazienza, ti tocca, così impari, fare meglio la prossima volta. Non si comporta in modo sconveniente. Qua ho pensato di aggiungere una piccola nota, perché alle volte sconveniente, noi abbiamo un po' un'idea precisa di cosa vuol dire sconveniente. Per esempio una gonna troppo corta è sconveniente. Una camicetta di una ragazza aperta fin qua è sconveniente. Io parlo per me, no? Arrivo in moto, salgo in moto, sconveniente. Troppo è sconveniente, troppo poco è sconveniente. Noi abbiamo un'idea un po' precisa di sconveniente, perché abbiamo un'idea precisa delle convenienze. Le convenienze sono tutte quelle cose lì, ok? Una donna fa così, uno fa cosà, in questa chiesa si fa così, in questa famiglia si fa cosà. Queste sono le convenienze che derivano dalla convenienza, ma che sono diventate un'altra cosa. Sono diventate un set di regole, di tradizioni, che nella mia famiglia si fa così. È sconveniente arrivare a cena dopo le 8. Non è una regola generale, posso cenare anche alle 8 e un quarto, ma a casa mia è sconveniente. Se tu ti presenti a cena a casa mia dopo le 8, hai compiuto una cosa sconveniente e noi ci siamo un po' offesi perché è sconveniente, ok? Non è di questo che sta parlando questa parte del Vangelo. Non è di questo, non è di questo. L'amore non si porta in modo, non si comporta in modo sconveniente. La domanda è: che cosa conviene fare? Quale sarebbe la cosa che converrebbe dire fare adesso? Quella cosa lì. Se la fai, ti comporti in modo conveniente. Se non la fai, non ti comporti in modo conveniente. Non ha nulla a che vedere, o non ha solo a che vedere con orario, camicetta, gonna, parole, capelli, ok? Ha a che vedere con molte cose. Che cosa converrebbe fare se Gesù fosse qua? Che cosa ti direbbe? Ti direbbe quella cosa lì, quella lì è quella che Gesù vorrebbe che facessi e che l'amore perfetto ti spingerebbe a fare. Se non la fai, ti comporti in modo sconveniente, perché non ti sei comportato nel modo più conveniente possibile. Ok? Questo che intende dire. Ho pensato che magari potesse non essere di chiaro, come non lo era chiarissimo a me, e così ho aggiunto quella nota. Non cerca proprio interesse, non si inasprisce, non si incattivisce, non si inasprisce. Non addebita al male, non addebita al male. Io lo so. Perché Maria dice così? Maria dice così perché vuole, perché lei pensa che io sto addebitando il male. È un concetto male, sto esprimendo un concetto che contiene il male, del dolore, della sofferenza, in questo caso la mia, ok? Che ci rimango male, e l'addebito a Maria. Non so bene, e non lo saprò mai bene, perché tutta una serie di ragioni, tipo le finestre di Giovanni, eccetera, eccetera, non saprò mai esattamente bene quello che aveva in mente Maria, ma siccome mi fa male, lo addebito a Maria. Io sto male perché Maria ha detto così. Io sto male perché Salvatore ha fatto così e così. Io sto male perché Elena ha detto così e così. Addebito il male a Elena, Salvatore, Maria. L'amore non lo fa.
non vuol dire che non posso stare male. Non vuol dire che quello che hai detto e hai fatto ha causato dolore in me. Ma questo può succedere benissimo. Vuol dire che io non te lo addebito. Non mi comporto come se tu mi dovessi qualcosa, che è il concetto di debito, ok? Non devi fare qualcosa adesso in cambio per me. Non te lo addebito. È una cosa mia. Se ho da dirti qualcosa te lo dirò. Se troveremo un accordo lo troveremo, ma non te lo addebito. Così dice la Bibbia. La Bibbia non dice forse. Vabbè raga, dai, vabbè se potete, dai. Se potete non fate le corna alla moglie. Già che ci siete, se potete non addebitate il male. Non dice per niente così. Ok? Dice questa cosa non la fate neanche quella. Per cui con la stessa precisione con cui noi mariti non facciamo le corna alla moglie, con la stessa precisione sì, no. Con la stessa precisione non addebitiamo il male. Punto. Non c'è grigio. Sì, no. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Vediamola lì. Soffre ogni cosa. Soffre ogni cosa in diversi momenti. Ho sentito parlare di questo passo. Ho sentito gente che metteva in luce che questo soffrire ha una radice che vuol dire, oltre a soffrire, che in realtà l'ho detto anche prima, con la cosa del paziente, in realtà contiene un concetto di sopportare, nel senso di portare con sé. Nella mia umilissima ignoranza non mi sembra da un punto di vista linguistico, non riesco a trovare un'etimologia che la giustifichi, ma può darsi che non è stata abbastanza io, sicuramente non ne so abbastanza io, ma è anche vero che vado un pochino avanti, qua lo dice già, sopporta ogni cosa, e quindi siccome qui dice, lo dice già, sopporta ogni cosa, non credo che lo Spirito avrebbe ripetuto due volte lo stesso concetto, secondo me, ma poi dati che mi sbaglio, secondo me soffre ogni cosa vuol dire soffre ogni cosa, vuol dire che soffre ogni cosa. L'amore vero è quello che non si difende, è quello che non si difende. Se tu e io ci vogliamo davvero bene, tu sei la persona che mi può fare più male di tutti, perché io con te non mi difendo, non arrivo armato, arrivo nudo. Se tiri fuori un bastone, mi dai una bastonata, tu sei la persona che mi puoi fare più male di tutti. Io sono la persona che ti può fare più male di tutti. Io mi sono reso conto, mi rendo conto di quante volte io sono stato dall'altra parte di questa sofferenza, cioè sono stato io che ho causato la sofferenza della gente che mi voleva davvero bene, mi amava, mi ama, e non è venuta lì pronta a difendersi, è venuta lì così. E io, wow! E ho potuto fare molto più male a gente che mi amava di quanto ho potuto fare a gente che non mi amava, a gente che mi odiava, che voleva il mio male. Ma quelli sono venuti armati, quelli sono venuti pronti a litigare, quelli sono venuti già, quello no, quello è venuto e le ha prese. E l'amore è così. Credi ogni cosa, ma te me l'ha detto. C'è un siparietto bellissimo dei nostri genitori quando Albert e io eravamo ragazzini. Albert a volte si comportava male e mio papà gli faceva la mano morale, si vedeva lì in tinello e gli diceva: vedi, hai fatto male, non so, queste cose qua, no? Adesso non voglio fare l'elenco. E Albert faceva sì con la testa. E papà diceva: hai capito? E Albert: sì. Sei pentito? Sì. E mia mamma ribolliva, andava in zona rossa il presostato, e mio papà si rivolgeva, e mia mamma gli diceva: Cicci, vedi? Ha capito?
E mia madre, ma non sei scemo! Ma non ti rendi conto che ti vai di giro? Non ho capito niente! Ok, succede così. Credi ogni cosa. È un siparietto, non vuol dire che mio papà e mia mamma ci amavano in modo diverso, ok? Più uno, più l'altro. No. Però l'atteggiamento è quello. L'atteggiamento è... me l'ha detto. Me l'ha detto. Io amo lui, lui ama me. Se me l'ha detto, anche se non sembra, per me è vero. Fai la figura un po' da scemo. Faccio la figura un po' da scemo. Ma guarda che... ma guarda che... ma me l'ha detto. Quindi io ci credo. Pronto a soffrire ogni cosa. Attenzione, perché una cosa la fa l'altra. Questo è l'amore vero. Spera ogni cosa. In barba a tutto andrà bene. In barba a tutto succederà. In barba a tutto... no limits. No limits. Sopporto ogni cosa, questo è ovvio. Non indebitando più l'altro. La regola di Roberto è una delle grandi regole della mia vita. C'è la regola di Samuele, che dice che quando non corrono i cavalli, corrono gli asini. Poi c'è la regola di Roberto, che dice, questo è Roberto Frasch, che dice, alle volte bisogna fare la figura da scemi. Lo diceva, mi ricordo quando lo diceva, è una regola che io me la sono presa, me la sono scritta. Alle volte... non solo non c'è modo di evitare di fare la figura da scemi, no, no, no. Alle volte bisogna. Fare la figura da scemi è la cosa giusta. E bisogna accettare di andare in una direzione in cui probabilmente faremo la figura da scemi. È la misura dell'amore. È la regola di Roberto Frasch. Per me è una regola, non intendo dire che la so applicare, ma intendo dire che me la ricordo. E alle volte a certi bivi mi sono detto seguirò la regola di Roberto e rischio, me la gioco, perché comunque ho il paracadute, dovrei essere capace a soffrire ogni cosa, eccetera, 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 eccetera. A questo punto Gabriele ha letto una serie di cose e ha detto una serie di cose che mi hanno molto colpito, perché ero già in quella nuvola lì e vedevo tutti questi collegamenti, mi ha lampeggiato, tra l'altro è anche un po' imbarazzante perché a me piace molto prendere gli appunti sul cellulare, tant'è vero che l'ultimo cellulare addirittura contiene anche questa meravigliosa pennetta, per cui scrivi proprio letteralmente sullo schermo ed è una cosa meravigliosa perché si raccolgono qua, si compattano, li mandi già direttamente sul computer a casa, è una cosa bellissima. È un po' imbarazzante perché in chiesa e in altre parti ti vedono lì che smanetti, vengono a vedere se guardi, stai guardando Facebook. Come alle volte si vede, effettivamente succede, ma vi prometto, non sto guardando Facebook. Di solito, ma sto prendendo appunti. Gabriele ha letto questo, poi lo propongo in due versioni, anche la Cherry è bellissima. Forse un giorno dovremo fare un upgrade delle Bibbie o dello stile di Bibbie che usiamo in questa chiesa. Ormai è di uso comune la riveduta 2020 e non la nuova riveduta che è questa, ok? Questa qua degli anni 90, diciamo. Adesso, nel 2020, hanno redatto la riveduta 2020 che è una signora traduzione, non che le altre, per carità. Però per far prima, io ho messo la nuova Diodati, eccola qua, e la 20. Anche la CEI, anche la 90, tutte ottime traduzioni. Allora Gesù, leggo di qua, disse ai suoi discepoli, se uno vuole venire dietro di me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. La riveduta 2020 ovviamente rivede i testi precedenti, e ha applicato una norma di equivalenza, diciamo di traduzione, e ha deciso di tradurre rinunci. Gabriele ha letto la versione
diciamo, precedente, che come la nuova Diodati invece ha deciso di rimanere fedele alla traduzione, diciamo, di sempre, hanno preferito utilizzare in italiano rinneghi. Rinneghi e rinunci non è proprio la stessa cosa, è un po' simile, diciamo. Ok? Come l'ha detta Gabriele, rinneghi se stesso. Tante cose importantissime. Sostanzialmente vuol dire, sono qua, farei così, rinnego me stesso e faccio così. Oppure sto fermo. Cioè, rinnego me stesso è non faccio quello che farei. Non dico quello che direi. Rinnego me stesso. Nego. Io mi chiedo. Andre, lo faccio? E io mi dico no. È così. Ok? È quello che dice questo versetto. E di più. Grazie. Grazie, perché sennò mi sfuggiva. Il laser... C'è un laser. Ok? È chiaro? Rinunci è tutto sommato abbastanza simile. Rinunci è l'emotività, è quello che succede dentro di me che mi porta a rinnegare. Ok? Rinuncio. Avrei voglia di farlo, potrei farlo, lo farei, ma rinuncio. Che ha sempre la N della negazione, eh? Rinuncio vuol dire sempre dire di no, vuol dire rinuncio a questa fetta di torta, mi dico no. Andre, posso mangiare la fetta di torta? No. È uguale, in questo senso è uguale, c'è molto di più e le due parole si distanziano. Questo è quello che ha a che vedere con l'amore. Lo potrei fare, lo vorrei fare, lo saprei fare, l'ho sempre fatto, sono fatto così, ma no, invece no. È quello che ha a che vedere con questo argomento e molto di più, come ha giustamente e molto ben sottolineato Gianni. Però adesso mi fermo qua perché credo che sia già abbastanza. Adino ci ha parlato di Zaccheo. Una delle cose veramente ci sono tantissime cose interessanti della storia di Zaccheo. Una delle cose, non so se l'ho scritto qua, no, non l'ho scritto qua, per cui ve la dico, ci vuole pochissimo. A un certo punto, in una delle tante volte in cui succede nella Bibbia, una cosa simile, una semplice, 40 giorni, 40 notti nell'arca, Noè è chiuso con moglie, figli, suocere, animali, non so cosa. Basta, mi fermo qua. Ok, 40 giorni, 40 notti senza mai uscire. Ok? Un bel problema, anche perché fuori non era la crociera a Maiorca, fuori pestava di brutto. E tutta l'insicurezza, ma quando sono scesi avevano veramente voglia di fare festa, hanno scoperto, riscoperto l'arte di fare vino, per cui si sono fatti tanto buon vino, Noè se ne ha bevuto un paio di cuffe, si è ubriacato alla grande ed è svenuto nella sua tenda, eccetera, eccetera. Cam passava davanti alla tenda e ha visto suo padre nudo, dice la parola di Dio in tante forme diverse, e non sapeva bene cosa fare, è corso a dire ai suoi fratelli, ho visto papà nudo, Sam, credo, è andato camminando all'indietro, ha preso l'orlo della tunica di suo padre, gliel'ha tirata giù fin sotto le ginocchia, diciamo, in modo che non si vedesse più che era nudo, e poi da lì tutta una serie di altre avventure, e da lì ve lo dico perché è un po' una mezza sciocchezza. Però molti dicono che siccome, ma non è vero,
pare che Cam sia il progenitore della popolazione nera, ecco perché la popolazione nera aveva una maledizione speciale ed era giusto fargli schiavi nella Louisiana, nel Tennessee, perché venivano da Cam e Cam era stato maledetto da Noè. Bellissimo. Come fare a dire la Bibbia quello che ti pare a te? Vabbè, però, è così. Comunque sia, qual è il problema? Scusate, non voglio assolutamente essere né poco rispettoso né superficiale, davvero. Però è così. È così che vuol dire, se non lo capiamo ci manca qualcosa. Il problema è che all'epoca avevano queste tuniche, ma molto spesso, salvo quando andavano a cavallo, in guerra, eccetera, non avevano qualcosa sotto la tunica, tipo pantaloni, la biancheria intima, non si usava. Ok? Per cui effettivamente sotto la tunica erano nudi, erano coperti dalla tunica, perché se tu eri ubriaco e cadevi nella tenda e ti si sollevava la tunica, effettivamente eri nudo e si vedeva tutto. E questo all'epoca non andava bene. Il problema con Zaccheo, che è scritto, ma non è così chiaro, se non capisci di cosa stiamo parlando, è che Zaccheo era vestito allo stesso modo. Zaccheo non stava andando in guerra, non era a cavallo, era in giro per i fatti suoi. Per cui aveva la tunica e sotto era nudo. Il fatto che un uomo come lui, e Adino l'ha molto ben sottolineato, così importante, così conosciuto, ok? Uno che tutti sapevano chi era, corresse e salisse su un albero, era una scelta estremamente rischiosa per la sua dignità. Perché siccome c'era la folla sotto Zaccheo, e Zaccheo per andare sopra la folla e guardare Gesù è salito sul sicomoro, su questi rami, c'era gente sotto Zaccheo. E la gente sotto Zaccheo vedeva che Zaccheo era nudo. Ed era estremamente, non mi viene la parola, sconveniente. Non volevo usarla. Rabaissant si dice in francese, imbarazzante. Rabaissant in francese vuol dire che abbassa la tua stima, che ti fa stimare di meno. Non mi viene in mente la parola in italiano adesso, ok? Quella cosa lì che ti fa perdere la faccia, perché quando vai in ufficio la gente davanti a te non osa dire niente perché sei il capo, però sghignazzano dalla fotocopiatrice. Hai visto nudo ieri sull'albero? Ok? Questo è uno dei rischi a cui si... Non ho capito? Umiliante. Umiliante è molto vicino, grazie. Questo è molto quello che Zaccheo ha vissuto. Cioè, Zaccheo ha detto... E chi se ne importa? Pazienza. Chi se ne importa? Pazienza. È umiliante, faccio lo stesso. Rischio di perdere la faccia, pazienza. Volevo rifarvi vedere questo. L'amore non varrà mai meno. Volevo dirlo qua, quello che ho detto all'inizio, siccome l'ho già detto, non ve lo dico più, ricordatevi che qua vuol dire che non c'è più futuro. Qui è finito il futuro. E questo direi... Ah, sì, ok. Qua è finito. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Questa è la rotta che invece la parola di Dio vorrebbe che noi seguissimo, ok? Essere quelli che dicono la verità, perché se è una cosa così, è così, ok? È così. Sapete cos'è il body shaming? Alzi la mano chi sa cos'è il body shaming. Body shaming, pochi, diciamo un quinto, un sesto dei presenti sa cos'è il body shaming. Il body shaming è diciamo uno standard che cura il fatto che la gente non venga presa in giro, non venga umiliata per come è fatto il loro corpo. Troppo grasso, troppo magro, troppo alto, troppo basso, troppo peloso, poco peloso, eccetera, eccetera.
questo body shaming è il risultato di gente che è stata presa in giro, è stata umiliata, non ha ottenuto quello che avrebbe potuto per il solo fatto di essere fatto così o fatto cosà. Troppo alto, troppo basso, troppo magro, troppo grasso, troppo peloso, poco peloso, ok. Per cui c'è questo standard di comportamento che appunto punta questa direzione. Come spesso succede, noi viviamo molto in un mondo che è fatto di o, è polarizzato, cosa di cui anche Gabriele ci ha parlato due domeniche fa, credo, per cui per non rischiare di fare body shaming non si fa body shaming, e questo vuol dire che non si può più parlare in nessun modo, anche amichevole, anche rispettoso, anche in tutti, non si può più, perché il rischio è di cadere nel body shaming, e il body shaming è inaccettabile, perché in effetti lo è, e quindi siamo in una posizione di out, no, o quindi non si fa. L'ideale sarebbe la posizione non polarizzata, cioè dell'e, cioè l'ideale sarebbe essere capaci di dire a qualcuno per il suo bene, ma davvero il suo bene, o per qualunque altra ragione, qualcosa relativamente al proprio status fisico, senza che questa persona lo percepisca come body shaming. Questo sarebbe il top, ok? È esattamente quello che parla, quello che si dice in Efesini 4:15, cioè di la verità, ma dilla in un modo che chi l'ascolta sente amore. Questo è quello che la Bibbia ci chiederebbe di fare. Se io fossi capace di farlo, non avrebbero istituito lo standard body shaming. Evidentemente non sono stato capace a farlo. Ok? Ma la prendo con me. Efesini 4:15 mi dice come fare. Ma farlo è molto difficile. Ma è così che dovrei farlo. Perché questo mi fa crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Quando si dice questo, di solito si immagina questa illustrazione, cioè una bilancia in equilibrio. Su questo piatto c'è l'amore, su questo piatto c'è la verità, ed è bella bilanciata tra amore e verità. La realtà non è così. La realtà è così. Perché appena aggiungi amore da una parte, subito aggiungi verità di qua per tirare su. Scende dalla verità, allora aggiungi amore. Scende dall'amore. Poi, adesso sto parlando con lui, poi sta parlando con lei, poi lei sta parlando con me. E continuamente vai in giro bilanciando verità e amore. La realtà di cui ci parla la parola di Dio, per quanto ci possa dispiacere, non è questa. Se vivete in un contesto in cui la vostra realtà è così, non state vivendo nel contesto progettato da Dio, e neanche io lo sto facendo. Se stai vivendo in questo contesto, questo è il contesto che ha progettato Dio. Un contesto dinamico, in cui continuamente ti aggiusti sulla verità. Aumenta la verità? Butta un po' dentro amore. C'è un po' tanto amore? Butta dentro un po' di verità. E continuamente c'è questo, ti ho visto, continuamente c'è questo cercare l'equilibrio, continuamente, se senti questo, vuol dire che siamo nella strada di Cristo. Se senti l'equilibrio perfetto, i due piatti, statico, bello, preciso, molto probabilmente è perché hai dei freni che frenano la bilancia in cima. Tradizioni, abitudini, credenze, opinioni, eccetera. Dica. È praticamente quello che diceva lui quando abbiamo fatto l'anniversario di matrimonio, che in una famiglia o anche nell'ambito di amicizie, lavoro e tutto quanto, bisogna averci, cos'è che vi dite, un dangellino, un qualcosa che si bussa, qualcosa. Sì, sì, la carta vera. Bravo Andre, bravo Vittorio, grazie Andre, non me lo sono scritto, che non avevo il cellulare e vedi non l'ho citato, ma avrei potuto farlo. Una situazione fluida e un po' traballante è la situazione che
la parola di Dio ci fa notare come ideale e non una situazione statica, precisa e immutabile. L'ultimissima cosa, e poi passiamo alla Santa Cena. Ok, la bilancia, e questo è il sistema, ve l'ho detto, la bilancia ferma costante, non è il metro di misura della parola di Dio, il metro di misura della parola di Dio è quello non polarizzato, quello fluido, un altro standard importante oggi, quello di cui ci ha parlato Gabriele, quello di cui ci ha ricordato Andrea, che è quello, è questo. Se io non vivo così, se io cerco la comodità del così, sì, è comodo, ma non è quello che Dio vuole. E devo togliere i freni. Quali sono i freni? Di solito sono tradizioni, abitudini, opinioni. Ok. L'unico modo possibile di stare in rotta è contrastare. Se ci pensate, è così. Non c'è modo per stare in rotta, se no spinge a sinistra, dai colpettino a destra. Spinge a destra, dai colpettino a sinistra. Il timoniere ideale non è quello che... Bam! 180 sud. No, questo è un asino. Il timoniere ideale è quello... Tic-tic, tic-tac. Ah, c'è un'onda che viene a mascone di dritta. Prima che arrivi l'onda, vado leggermente a dritta, così quando picchio nell'onda, l'onda stessa toc, mi riporta in centro. Ah, c'è una scia qua a sinistra. La vedo, spingo un po' a sinistra, così quando arriva la scia, toc, mi dà un colpetto, mi riporta. Questo è il timoniere ideale. È quello... Ok? È quello che vuole la Bibbia. Sì, così. Lo Spirito Santo ti dice di essere così. Non pensate, è l'ultimo versetto di stamattina, Matteo 18, 24. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. È un versetto che vuol dire tantissime cose che molti utilizzano per giustificare qualunque cosa, qualunque litigio, qualunque sabotaggio, qualunque ruggine, qualunque divisione. L'ho sentito usare in tutti i modi possibili e immaginabili. Vuol dire tante cose. Gesù stesso lo spiega meglio. Una delle cose che vuol dire è che non sempre la pace è quello che ci vuole. Alle volte la pace è apparente, alle volte la pace è uno stratagemma, un coperchio, è un cuneo, è il perno in cima alla bilancia. La pace non è il nostro Dio, è il nostro Dio che è il Dio della pace. Per cui quello che ci serve è accettare di essere messi a disagio dal versetto sull'amore, per esempio. Mi scoccia molto essere paziente, non ne ho proprio nessuna voglia. Soffrire ogni cosa, non ne parliamo. Sopportare ogni cosa, ma manco morto. Ma è così. È così. E questo è quello che ci chiede il Signore di fare. Gesù è morto per me sulla croce perché incarnava le classifiche dell'amore. Gesù è morto per me sulla croce e adesso, se volete anche già, possiamo far servire pane e vino? Se volete già cominciare a servire pane e vino, per favore, è successo per quello, perché Gesù stava facendo così. Perché se Gesù fosse rimasto bello sereno, tranquillo e fermo, non sarebbe successo quello che è successo. È perché Gesù è corso dietro a me e a te che è successo quello che è successo. E se io ora sono salvo, e se io posso pensare di andare verso un futuro in cui non ci sarà più futuro, in cui sarà tutto lì, questo momento in cui rimarrà solo l'amore, perché la profezia non servirà più, la conoscenza, ma basta, ormai era parziale, lascia perdere, vai avanti, è perché Gesù è morto per me sulla croce, e ha spezzato il suo corpo, e versato il suo sangue, e se l'ha fatto, è perché si è ha accettato di essere messo a disagio dalle regole dell'amore, ha accettato
di passare un po' da scemo, come diceva Roberto Frasch. Tanto, tanto, l'hanno preso in giro. Tanto. Perché questo è quello che Dio ha progettato per me. Cantiamo questo inno, gioia tu sei, Gesù. Sei luce al mio andar. Fonte di vita sei per me. E a te, Gesù, mi volgo ognor. Cantiamo insieme. Ricordiamo chi è Gesù per noi. Prendiamo il vino. Ricordiamo che l'ha fatto Gesù per noi. Cantiamo l'ultimo inno, numero 288, perché abbiamo detto, abbiamo cantato, chi è Dio?
sempre penso, ci penso, chi sono io per chi è Dio? Cantiamo insieme. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò il suo amore. Libero.
Andrea annunci. Annunci. Chat di preghiera lunedì alle ore 8. Recentemente si sono un po' alternati Samuela, Lisetta, Annalisa e altri. È stato un ulteriore arricchimento a un incontro che è molto bello e molto ricco, a cui partecipano diversi che sono seduti qua stamattina, diversi che sono seduti là stamattina e diversi che non sono seduti né qua né là. E ci godiamo tantissimo questa partecipazione. A spasso con gli apostoli durerà ancora 8 capitoli, quindi 10, 12 mercoledì, una cosa del genere, e poi passeremo ad altro. E continuerà a essere sul nostro canale Zoom alle ore 19 del mercoledì, detto e ridetto. Se non sai cos'è sta roba, vabbè, aggiornati. E se vuoi partecipare, parla con Giorgia. Assemblea di Chiesa il 29/1/2023, che non è poi tra tantissimi giorni, ma effettivamente è proprio oggi, alle ore 14:30 qua in chiesa. Vuol dire che vorremmo iniziare le 14:30. Per cui, siccome io in quel momento sarò quello che si dice in gergo il Master of Ceremonies, io alle 14:29:58, 59:30, i miei avi svizzeri mi buttano dentro per iniziare. Se arrivi dopo, arrivi dopo. Arriva prima, diciamo, verso le 14:15, ok? Perché alle 14:30 iniziamo. Raccolte quote associate 2023, non lo dice da nessuna parte, ma immagino che sia UES o cose del genere. Renata e Salvatore, Salvatore è qua stamattina, Renata no, ma a chiunque di due voi vogliate date 10 euro per la vostra associazione all'UES del 2023. No. È importante, così lo guardate di nuovo. Ah. Paolo, non lo so se mi stai guardando, ma ti voglio davvero tanto tanto bene, anche a Luca per carità, eh. Però Luca è arrivato adesso, tu sei lì da tanti 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 anni e ti voglio veramente bene, e in fondo ne vogliamo anche a Luca. Luca Paolo, un ottimo compleanno, eccolo là. Luca ha 10 anni ed è riconoscibilissimo perché ha il naso qua in mezzo alla faccia, proprio qua, e ha due occhi, è riconoscibilissimo, bravo Luca Capizzi. E ancora di più, se mi posso permettere, perché quel numero lì per 8, qualcosa è Paolo Di Giovanni. Basta. La chiesa rimane aperta. Se vi siete portati qualcosa da mangiare, siete benvenuti. Voi fate quello che volete. Ci ricolleghiamo, ci ripresentiamo qua alle 14:15, 1:15, per iniziare alle 14:30. Grazie e buona domenica.